a questa nuova puntata dello Spirito della Genesi per la tua crescita personale, oggi affrontiamo un tema di grande rilevanza. Per la nostra fede, sì, per la nostra fede, soprattutto però per la nostra realizzazione, per il nostro cammino di manifestazione, la direzione in cui andare. E utilizzeremo ancora la grande figura di Abramo. Ci addentreremo in questa puntata in un celebre passo di San Paolo che riguarda proprio Abramo. Questo passo nasconde una straordinaria profondità che sono certo anche voi troverete molto potente. Analizzeremo il testo originale greco di questo passo, scoprendo sfumature e significati che la traduzione corrente non riesce a cogliere appieno. E il nostro viaggio di oggi ci porterà a comprendere qualcosa di fondamentale, il vero messaggio legato alla figura di Abramo e come questo messaggio riguardi direttamente il nostro stesso cammino di realizzazione. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 8, troviamo il passaggio che ci introduce al viaggio di fede di Abramo. Ecco la traduzione corrente di questo passaggio. Scrive genialmente San Paolo: per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andare. Questo versetto sottolinea l'obbedienza di Abramo alla chiamata divina, nonostante l'incertezza proprio riguardo alla destinazione. Già così l'interpretazione di San Paolo è geniale, perché si focalizza su un punto che quasi mai, anzi direi mai, viene considerato quando si parla di Abramo. Solitamente si dice che Abramo riceve la chiamata e segue Dio come una sorta di pecora ubbidiente. Ma come abbiamo scoperto anche in questa serie, in realtà Abramo ha vissuto, vive, dubbi, incertezze, esitazioni. E questi sono gli stessi dubbi, le stesse incertezze, le stesse esitazioni che noi stessi affrontiamo nella nostra vita quotidiana. Questo perché anche per Abramo, come per noi, Dio è invisibile. E San Paolo lo sottolinea proprio focalizzandosi su questo aspetto, senza sapere dove andare. Abramo non ha una guida sicura, non ha neppure un itinerario sicuro. Non ha letteralmente una direzione, ha solo la voce di Dio. E questo ci dice già molto, ci dice che la direzione della realizzazione viene dopo la scelta di seguire la chiamata spirituale. Prima viene la fede, l'obbedienza alla voce divina, poi si rivela il cammino. Questo concetto è fondamentale perché evidenzia che la fiducia e l'obbedienza alla legge spirituale precedono la conoscenza, precedono decisamente la realizzazione e perfino la certezza della direzione. Riflettendo su questo punto, possiamo allora comprendere che la nostra realizzazione personale e spirituale non inizia con la certezza del percorso, ma con la fiducia nella guida divina. Già qui, fin da subito, Abramo ci insegna, San Paolo ci insegna, che nonostante le incertezze e i dubbi, è possibile seguire la voce di Dio con fiducia e speranza. E che solo seguendo la chiamata possiamo scoprire la direzione in cui andare, permettendo alla fede di guidarci verso il luogo che Dio ha preparato per noi. Già solo questa riflessione ci porta a riconoscere che l'atto di fede non è semplicemente un momento isolato di obbedienza, ma è una condizione esistenziale di continua dipendenza, cioè di continua fiducia, di continuo affidamento alla guida divina. La nostra vita, come quella di Abramo, è un viaggio di fede in cui siamo chiamati prima di tutto a fidarci di Dio, a confidare in Dio, ad affidarci a Dio, a seguire la sua voce, anche quando il cammino è oscuro e la destinazione è incerta. Già penso che sia molto questo, ma non è tutto. Entriamo più in profondità nel testo per scoprire ulteriori significati nascosti. Analizziamo il testo greco originale e vediamo come la comprensione di alcuni dettagli ci aiuta a illuminare molto più chiaramente il messaggio che Abramo e San Paolo ci offrono.
Non è importante l'originale greco di tutto il passo. L'espressione centrale è solo una. Qui ci focalizziamo solamente su questa. È la più importante, è bruciante. Mi epistamenos pu ergete, quello che viene tradotto correntemente con senza sapere dove andare. Sono due i punti teologici essenziali riguardo questa espressione. Il primo, naturalmente, è la contrapposizione, come abbiamo già detto, rispetto a verso un luogo che doveva ricevere in eredità, che in greco è istopon on himelen lambanin iskleronomian. Contrapposizione che appare quasi un ossimoro. San Paolo ci dice che c'è un luogo, il luogo della realizzazione, che è già nostro, che dobbiamo ricevere in eredità, lambanin iskleronomian. Ma quel luogo non sappiamo dov'è. Senza sapere dove andare, mi epistamenos puerchete. Abramo non lo sa, noi non lo sappiamo, Dio però lo sa. Per raggiungere questo luogo, non dobbiamo conoscere questo luogo, dobbiamo seguire Dio. Primo punto allora, la nostra fede deve essere così forte da permetterci di uscire verso l'ignoto, da permetterci di muoverci verso l'incerto, sapendo che Dio ha già predisposto il nostro posto, il nostro luogo di realizzazione. Sentite, è lo stesso che abbiamo già trattato con Genesi 12. Vai via per te, l'eklekā, vi ricordate? Vai via dalla tua terra, dalla tua parentela, verso il luogo che è tuo, ma verso di me. È esattamente lo stesso punto. Non è importante che noi conosciamo il percorso, la destinazione. Questo è quello che aggiunge genialmente San Paolo, che precisa genialmente San Paolo. Va fuori, muoviti. È una cosa che ritornerà tantissimo, soprattutto nella Genesi. Andiamo, muoviamoci. Andiamo, dirà il fratello di Giuseppe, quando Giuseppe reclamerà il piccolo Beniamino, andiamo se vogliamo vivere e non morire. È lo stesso meccanismo, lo stesso punto, è la stessa ispirazione, lo stesso insegnamento. Non importa che sappiamo dove andiamo, l'importante è che seguiamo la guida divina con fiducia e obbedienza. E quanto sia centrale questo aspetto del non sapere dove andare, ce lo dice una singola parola. La parola è epistamenos. Questa parola è un participio presente, medio passivo, del verbo epistame, che significa sapere o essere a conoscenza. Quindi, letteralmente, quel passo che viene tradotto con senza sapere dove andare, in realtà dovrebbe essere tradotto letteralmente con non sapendo dove andare. Abramo per fede seguì la voce di Dio che lo guidava verso il luogo che doveva ricevere in eredità, non sapendo dove andare. Sembra una sfumatura irrilevante, in realtà, come vedremo subito, è essenziale. Perché non soltanto si tratta di un participio, quindi letteralmente la traduzione comunque si modifica da senza sapere a non sapendo, ma c'è un aspetto ancora più rilevante, perché San Paolo chiaramente utilizza questo participio in modo che richiami la sintassi ebraica, seguendo perciò una retorica tipica della tradizione biblica dell'Antico Testamento. In ebraico biblico, infatti, il participio spesso agisce come un nome, descrivendo cioè uno stato continuo o una caratteristica intrinseca. Abbiamo già incontrato questo uso così determinante del participio in forma nominale. Vi ricordate quando abbiamo parlato in Genesi 1 e 2
del Meraefet Alpenei Ammaim. Lo spirito di Dio non si librava sulla superficie delle acque, ma Meraefet, cioè è librantesi, lo spirito di Dio, participio, librantesi, cioè nome, è colui che si libra. E abbiamo discusso infatti di quel librarsi dello spirito di Dio che in quella forma nominale significava non un evento limitato a un momento temporale specifico, cioè in quel momento lo spirito di Dio si librò sulla superficie delle acque, ma abbiamo sottolineato come questo uso del participio in forma nominale facesse assumere all'espressione una forma atemporale, ovvero lo spirito di Dio è sempre librantesi sul mondo. Ecco che San Paolo utilizza la forma del participio epistamenos in questo stesso senso. Il passo, perciò, non ci dice semplicemente che Abramo in quel momento non sapeva dove andare, ma che Abramo è epistamenos. Abramo è colui che non sa dove andare. E beh, se ci pensate, è anche un'espressione molto greca. Infatti Socrate ci insegnò, non è così, che il più saggio è colui che sa di non sapere. Ad ogni modo, la condizione di Abramo è quella di non sapente. E poiché Abramo è ogni uomo e ogni donna, la condizione di epistamenos è una condizione universale. Cioè Abramo, cioè l'uomo, cioè l'essere umano, è colui che non sa dove andare. San Paolo sta dunque dicendoci che la condizione di Abramo non è un evento temporaneo, ma una caratteristica perenne e universale dell'esperienza umana. Questo utilizzo del participio sottolinea anche la natura eterna e costante di quella che definirei la sfida all'obbedienza della guida divina. La condizione di non sapere dove andare dunque è una caratteristica intrinseca della nostra esistenza e ci invita a vivere nella fede, nella fiducia in Dio, nell'affidarsi a Dio, nel confidare in Dio, sapendo che solo attraverso la sua guida possiamo trovare la nostra strada, oltre che la nostra realizzazione. E ora che abbiamo approfondito l'analisi di questa parola centrale, possiamo comprendere meglio il significato profondo di questo passo e la sua rilevanza per il nostro cammino di manifestazione. La vera sfida della fede è rappresentata dall'ascolto della voce di Dio e dal fidarsi della voce di Dio, dall'affidarsi alla voce di Dio, dal confidare nella voce di Dio anche quando non si conosce la destinazione. Abramo è l'esempio di questa fede pura e incontrollabile e abbiamo visto come costruirà nel suo viaggio stesso la sua fede. Costruisce la sua fede pura e incrollabile attraverso i dubbi, attraverso le esitazioni, le paure, eccetera. Lo abbiamo visto. E qui abbiamo aggiunto un tassello centrale. L'obbedienza di Abramo alla voce di Dio non dipende dalla conoscenza o dalla sicurezza del percorso, dipende unicamente dalla sua completa e incondizionata fiducia nella guida divina. Questa condizione di non sapente, di non essere colui che può sapere dove andare, il vero significato di mi epistamenos puerchete, diventa così un modello per tutti noi. Ci mostra il significato di vivere nella fede vera e nell'affidamento vero a Dio, nonostante l'incertezza e l'ignoto. Abramo, come noi, come tutti noi, non aveva una mappa nel suo cammino. Non aveva una mappa della direzione del suo cammino, né aveva la certezza di cosa avrebbe trovato lungo il percorso, né aveva la certezza se avrebbe mai realizzato. Ciò che aveva era una voce, solo una voce, la voce di Dio che lo chiamava. Questo ci mostra che la fede non è una questione di vedere, né tantomeno di sapere,
ma di ascoltare, di scegliere e di seguire. La nostra realizzazione personale e spirituale dipende dalla nostra capacità di ascoltare la voce divina e di scegliere liberamente, di fidarci di essa, di affidarci a essa, di confidare in essa, anche quando il percorso è oscuro e la destinazione incerta. Questo è il cuore del nostro episodio di oggi. Abramo ci insegna che la fede non è un atto isolato, ma una condizione esistenziale, di continua dipendenza, interdipendenza e fiducia nella guida divina. Anche noi, come Abramo, possiamo trovare la nostra strada, trovare la nostra strada, ascoltando e seguendo la voce di Dio. E anche, certamente anche, nel cammino di vita di ognuno di noi, tutti ci troviamo o ci siamo trovati a un certo punto a non sapere quale direzione prendere. E lì, in quel momento, possiamo rischiare davvero di mollare. È un punto che si verifica magari non all'inizio, ma avanzando nel percorso. È proprio in questo punto, in questi momenti, che la fede ci chiede di fare un passo in avanti, nell'ignoto, con la fede, con la fiducia, con l'affidarsi a Dio, con la certezza, irrazionale, certo, questa è la fede. Questo è lo spirito, che Dio conosce il nostro cammino e ci guiderà senza alcun tipo di incertezza, senza possibilità di fallimento verso la nostra destinazione. Per questo è così importante questa lezione di San Paolo, di Abramo, perché diventa una lezione per ciascuno di noi, la lezione dell'ascoltare la voce di Dio. La lezione dell'avere fiducia nella sua guida è la lezione che ci spinge a partire, anche quando non sappiamo dove andare. La nostra fede, come quella di Abramo, ci porterà alla realizzazione e alla scoperta del vero posto che Dio ha preparato per noi.